Stai a sentire, Clemi. Voglio registrare le storie di papà al suo bambino. Evviva, evviva, quale? Che cosa abbiamo scritto sul quaderno? Il 25 aprile di tanti anni fa. Il 25 aprile di tanti anni fa, il mio papà ha combattuto contro i fascisti. Vorresti sapere come ha fatto? Come? 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 Non ti ricordi? L'ho già raccontato tante volte. Non vi ricordate di quando papà faceva parte del comando militare di Milano? Qualche giorno prima del 25 aprile, il 20 mi pare, era venuto un ordine del comando generale che bisognava preparare l'insurrezione generale che ci sarebbe stata qualche giorno dopo. Clemi, ti ricordi? Sì. Nel 1945 Cinque. era venuto l'ordine di fare l'insurrezione generale, cioè tutti gli abitanti di Milano si sarebbero rivoltati contro i tedeschi e avrebbero cacciato via i tedeschi che occupavano la città. Perché i tedeschi? I tedeschi si erano alleati con i fascisti. I nazisti avevano occupato quasi tutta l'Europa, ma torniamo alla nostra storia. Allora, abbiamo cominciato a occupare quella parte della città nella quale c'era più popolazione disposta a collaborare con noi per rivoltarsi contro i tedeschi e contro i fascisti. E Sì, e allora? allora io, con i miei compagni, avevamo deciso di occupare Porta Ticinese. Eravamo arrivati al punto in cui chiedevo chi erano i fascisti che papà combatteva. Erano tedeschi? I tedeschi erano i nazisti. Benissimo, e i fascisti erano? Non mi ricordo, mamma. Erano italiani. Italiani che però volevano la guerra e molto la violenza. E allora i partigiani combattevano i fascisti perché volevano riportare la pace in Italia. È giusto, è giusto. Non soltanto la pace, ma anche la giustizia, la libertà, il poter esprimere le proprie opinioni, senza bisogno di nascondersi o senza essere picchiati. Poter stare con la propria famiglia, viaggiare dove si vuole, in Italia o in Europa o anche fuori dall'Europa. Volersi bene, farsi una famiglia, senza la paura delle bombe o che ti sparino addosso. Poter andare a votare per eleggere le persone che preferiamo e farle diventare capi di governo e non essere obbligati ad accettare come capo il più prepotente che obbliga la gente a dire di sì. Invece, se non siamo contenti di quel capo del governo, poterlo cambiare, poter cambiare le persone che ci pare non vadano bene ai posti di comando, anche a scuola. Che gli stessi studenti possano dire ai professori che non sono contenti dell'insegnamento che hanno ricevuto, oppure che preferiscono studiare delle altre cose, studiare meglio, oppure che preferiscono discutere con i propri compagni e anche con gli stessi insegnanti. Dire che desiderano anche che essi vadano d'accordo con i genitori, perché non è giusto che i genitori debbano sentire solo quello che dice l'insegnante, come se l'insegnante dicesse sempre delle cose giuste. Fatto sta che quel giorno papà con i suoi compagni hanno deciso di occupare la zona di Porta Ticinese perché era la zona più abitata e dove c'era più gente disposta a collaborare con noi per combattere fascisti e nazisti e cacciarli via dalla città. Porta Ticinese era la zona più grande di Milano dove c'erano più case e più gente. Fatto sta che piano piano abbiamo cominciato a parlare con le persone, a metterci d'accordo con quelli che ci abitavano. Quale sarebbe Porta Ticinese? È dove c'è il naviglio, con quei barconi grandi grandi. Quando abbiamo cominciato a essere d'accordo con una grande quantità di popolazione,
Abbiamo pensato che di qui potevamo cominciare a cacciare via tutti i fascisti e tutti i tedeschi. Allora abbiamo pensato, quali sono i più pericolosi? I tedeschi, perché sono i più armati, i più forti, i più violenti. Allora papà, insieme ai suoi compagni, ha cominciato a pensare di disarmare i tedeschi che andavano in giro da soli o magari soltanto in due o tre, perché era più facile. Se avessimo dovuto fermare i tedeschi che andavano in giro in squadre di 50 o 60, sarebbe stato più difficile. Abbiamo cominciato con quelli. Tutti i tedeschi che incontravamo per le strade di Porta Ticinese, che andavano da soli o in due o tre, noi ci appostavamo dietro i portoni in 10 o 12, uscivamo fuori e li disarmavamo. E loro avevano paura, perché noi eravamo in tanti, si lasciavano disarmare e noi li lasciavamo andare via. Poi abbiamo cominciato ad andare nelle fabbriche per cacciare via i fascisti e a poco per volta tutta la zona ticinese è stata in gran parte senza più fascisti né tedeschi. Alto là! Sei troppo precipitoso! Ma abbiamo fatto tanto in fretta! Ci abbiamo messo un paio di giorni, non di più. Come avete fatto a sapere che la gente era con voi? Prima ci eravamo andati. Andavamo casa per casa, andavamo a parlare con la gente nei caffè, dentro le fabbriche, soprattutto qui, dove c'erano tante persone che lavoravano tutte assieme. Andavamo lì dentro e naturalmente disarmavamo se c'era qualcuno armato. Andavamo in squadre di 20 o 30 armati e poi papà faceva un discorso. Spiegava a tutti quelli che erano lì che noi eravamo dei partigiani, che venivamo per liberare la città, per cacciare via i cattivi, per far sì che tutti quanti potessero vivere felici, potessero star bene. Andavamo a spiegare alla gente tutte queste cose e allora la gente a poco ci ha creduto, in modo che quando siamo andati lì e abbiamo cominciato a disarmare i tedeschi, la gente è rimasta tutta quanta dalla nostra parte. E perché sono rimasti tutti dalla vostra parte? Perché vi vedevano coraggiosi? Sì, un po' perché vedevano che eravamo coraggiosi, un po' perché vedevano che eravamo persone per bene, che facevano delle cose giuste, che ci volevamo bene tra di noi, che eravamo giovani allegri, che non pestavamo nessuno, neppure i fascisti e i tedeschi. Li disarmavamo, ma non li picchiavamo. E quando andavamo nelle fabbriche, andavamo sì armati, per paura che ci fosse qualcuno che ci volesse venire addosso, ma non facevamo del male a nessuno, anzi andavamo spesso a chiedere alla gente se avessero bisogno di qualcosa, di soldi, di roba da mangiare, e se era possibile li aiutavamo. Fatto sta che una sera, sarà stato il 23 di aprile, papà, girando per le strade di Porta Ticinese, si è accorto che la gente, quando ci vedeva, ci faceva festa. E allora facevamo riunioni, non più di nascosto, ma prima nei caffè, poi addirittura nelle strade. Con la gente? Sì. Mi ricordo che una sera c'era ormai solo una parte di fascisti e di tedeschi in una caserma fuori Porta Ticinese, una scuola che avevano adibito a caserma giù dopo via Meda. Quella sera papà aveva ricevuto una disposizione. L'insurrezione di Milano comincerà domani notte e quindi preparatevi. Dovete organizzare tutto quanto per preparare la gente all'insurrezione. E papà dove dormiva? E chi lo sa dove dormivo? Per la strada? No, quella notte papà ha trovato una casa di amici che l'avevano ospitato. Come avete ricevuto i comandi? C'era un comando militare nella città di Milano ed è venuto uno a portare quest'ordine. Fatto sta che papà ha ricevuto l'ordine di prendere una squadra di partigiani e andare dall'altra parte della città, in piazzale Loreto, anzi in via Padova, dove c'era una tipografia che stampava i giornali con l'ordine dell'insurrezione generale per distribuirli in città. Papà ha radunato una squadra di 5 persone e ha detto: come facciamo ad andare là? Abbiamo pensato che il modo migliore era di andare con un'automobile perché si trattava di attraversare tutta la città. Allora siamo andati in un'auto rimessa e abbiamo sequestrato un'automobile. Che cosa vuol dire sequestrare? Rubare? Non proprio, ma prendere senza pagare.
Ecco, ce la siamo fatta dare e gli abbiamo lasciato una dichiarazione che eravamo partigiani, che dovevamo fare un'azione e gliel'avremmo restituita il giorno dopo. Allora, questa squadra di partigiani è salita in macchina, ben armati, con fucili, mitragliatrici e mitraglietta, per poter eventualmente sparare se fosse stato necessario. Papà non era armato. Perché? Perché papà faceva il comandante e i comandanti non sono mai armati. Per andare da Porta Ticinese a Piazzale Loreto si può passare per il centro della città o dalla periferia. Ci siamo informati e abbiamo saputo che il centro era pieno di tedeschi. Siamo andati per la periferia e abbiamo percorso quei vialoni che percorriamo in macchina anche adesso e siamo arrivati in Viale Abruzzi. Arrivati in Viale Abruzzi, a metà del viale, abbiamo visto che era occupato dai tedeschi e non potevamo più proseguire. Ci siamo detti, come facciamo? Beh, cacciamo via i tedeschi. Cosa vuoi fare? Ma quanti erano i tedeschi? Erano parecchi, una squadra, non sapevamo esattamente quanti erano. 10 o 12 occupavano il centro della strada, ma certamente ce n'erano altri dietro, perché non era possibile che fossero lì soli. Comunque noi non lo sapevamo e dovevamo cacciarli via, perché c'era l'ordine dell'insurrezione. Allora siamo scesi dalla macchina. Papà è andato davanti ai tedeschi e gli ha fatto cenno che voleva parlargli. Questi sono stati lì ad ascoltare. E allora papà, metà in italiano, metà in tedesco, gli ha detto arrendetevi. E quelli hanno detto, ma come arrendetevi? Fatto sta che papà gli ha detto, perché il comando generale tedesco si è già arreso alle truppe alleate che avanzano. Noi siamo partigiani e abbiamo ricevuto ordine di ottenere la resa dei tedeschi direttamente ai partigiani. Loro hanno detto, aspettate che chiamiamo il comandante. Allora noi ci siamo ritirati a una certa distanza e loro anche, e abbiamo aspettato che cosa succedeva. A un certo punto abbiamo visto che avevano ricevuto l'ordine di ritirarsi. Quindi i tedeschi ci hanno lasciato via libera e noi abbiamo proseguito in macchina fino a Piazzale Loreto. Anche lì c'erano dei tedeschi che se ne sono andati quando siamo arrivati. Fatto sta che siamo arrivati in Viale Padova dove c'era questa tipografia e avendo visto che avevamo cacciato via i tedeschi ci hanno fatto gran festa e ci hanno riempito la macchina di manifesti e di volantini in cui c'era scritto Insurrezione Generale. E poi c'era un proclama alle truppe tedesche e ai fascisti in cui c'era scritto Arrendersi o morire. Cosa decidono? Noi siamo tornati indietro, eravamo partiti di notte e siamo arrivati lì che erano le 5 del mattino. Quando siamo tornati indietro abbiamo deciso di passare da Corso Buenos Aires, che va direttamente nel centro della città. Da Corso Buenos Aires si finisce in Corso Venezia e di lì si va dritto in Piazza San Babila. Poi da Piazza San Babila c'è Corso Vittorio Emanuele che finisce in Piazza del Duomo. Ormai era il 26 aprile. Era già mattino quando siamo arrivati all'inizio di Corso Buenos Aires. Tutta la gente sapeva già che eravamo la squadra che aveva cacciato via i tedeschi da Piazzale Loreto e ci hanno preso, ma, per degli eroi, dei matti, perché da soli avevamo cacciato via i tedeschi. E allora, non ti dico, tutta la gente fuori per la strada, viva i partigiani! Insomma, c'è stata una insurrezione. Basta! Morte ai fascisti! Morte ai tedeschi! Allora abbiamo cominciato a gettare per aria i volantini e a distribuire i manifesti. Tutta la gente aveva invaso Corso Buenos Aires e non ci lasciava andare avanti e prendevano l'ordine che noi avevamo dato di insurrezione. Cosa vuol dire? Insurrezione vuol dire ribellarsi senza armi contro i tedeschi e i fascisti armati, cioè chiedere come popolazione ai fascisti e ai tedeschi arrendersi o morire. Anzi, le parole esatte erano arrendersi o perire. Non so che cosa vuol dire. È la stessa cosa di morire. Non so perché avessero adoperato perire, perché è più duro, più violento. E allora le feste che ci hanno fatto, non ti dico, una cosa dell'altro mondo. Quando siamo arrivati al fondo di Corso Buenos Aires, in Corso Venezia, ci siamo chiesti cosa facciamo? Torniamo a Porta Ticinese? Ho detto no, ora dobbiamo far insorgere tutta la città. Andiamo in centro, in Piazza del Duomo. Visto che abbiamo avuto tanto successo fin qui, faremo lo stesso in Piazza del Duomo. Abbiamo percorso Corso Venezia e siamo finiti in Piazza San Babila.
Lì, a dire la verità, di gente ce n'era già molta meno. La gente aveva molta più paura. Gli italiani? Perché c'erano più tedeschi. Allora abbiamo pensato, qui bisogna essere più prudenti. Ci hanno detto, guardate lì, in via una stradina stretta e piccola che da San Babila va in Piazza del Duomo, c'è un comando partigiano. Se andate lì potete trovare aiuto. Siamo andati lì e il comando ci ha detto, soldati qui non ne abbiamo, però andate tranquillamente in Piazza del Duomo perché sappiamo che è già partita, forse da Via Dante, un'altra squadra partigiana. L'ordine di insurrezione c'è già stato. Avevamo un sacco di bandiere rosse e anche di italiane e ci hanno completamente rivestito la macchina di bandiere rosse. Hanno preso una scritta enorme dove c'era la rendersi o perire e noi così addobbati abbiamo fatto il corso Vittorio Emanuele, siamo sbucati in Piazza del Duomo. Immediatamente si sono messi a spararci addosso dai tetti, dalle case, ta 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 tam. Con la mitraglia? Altro che, anche fucili, ma soprattutto con la mitraglia. Ci hanno forato le gomme della macchina. Fatto sta che la macchina si è immobilizzata. Noi ci siamo buttati rapidamente fuori dalla macchina e uno è stato ferito a un braccio. Ci siamo nascosti. Sai che in Piazza del Duomo ci sono i portici? Dietro le colonne. Ciascuno dietro una colonna, per paura che ci colpissero. Poi, in un momento in cui sembrava che la sparatoria fosse cessata o perlomeno diminuita, uno di noi è andato a carponi in mezzo alla piazza per porre quel poveretto che era stato ferito al braccio al riparo sotto i portici. Ci siamo guardati in giro per vedere che cosa potevamo fare. Proprio dietro di noi c'era il comando tedesco, ma non si vedeva nessuno. Era in un albergo che allora si chiamava Regina, in via San Raffaele, ma che dava sulla piazza con l'ingresso all'angolo della strada. La sparatoria era cessata. Dalle case è scesa della gente, della popolazione, che veniva per aiutarci con vecchi fucili da caccia o della prima guerra mondiale, o forse anche della seconda, e ci hanno detto, vi aiutiamo noi a cacciare via i fascisti e i tedeschi che sparano nella piazza. Allora si sono formate 3 o 4 squadre, saremmo stati una ventina dai 5 che eravamo. Abbiamo cominciato a sparare da dietro le colonne, finché la sparatoria cessò completamente. Appena cessata, venne fuori dal comando tedesco una sentinella. Allora molti di quelli che erano scesi dalle case si sono spaventati e sono scappati. Papà è andato verso la sentinella tedesca e gli ha detto «Ordine di resa, i tedeschi devono arrendersi». Ma la sentinella era armata. Certo. E papà no? No, non ero armato. No. Papà gli ha detto, io sono il comandante di questa squadra di partigiani, è venuto per voi l'ordine di arrendersi. Giusto, giustissimo, super giusto, ultra giusto. Il comando generale tedesco si è già reso agli alleati e voi avete l'ordine di arrendervi anche ai partigiani. Allora la sentinella dice vado a parlare col mio comandante. Si è ritirato e ha spangato la porta dell'hotel Regina. Appena visto questo, non ti dico, tutta la gente è uscita dalle case per far festa ai partigiani. Hanno tirato fuori altre 3 o 4 macchine. Noi siamo saliti su una di quelle perché la nostra non funzionava più e altri su altre macchine. Il ferito avevano provveduto a portarlo all'ospedale e noi abbiamo detto adesso torniamo a Porta Ticinese. Per andarci si può percorrere via Torino o Corso Italia. A un certo punto ci hanno detto guardate però che la caserma che c'è al fondo di Corso Italia è ancora occupata dai fascisti. Benissimo, andiamo a far arrendere i fascisti della caserma con la colonna di macchine. A un certo punto i fascisti che erano nella caserma hanno saputo che arrivavamo noi e hanno pensato di scappare via dalla caserma prima che noi arrivassimo perché avevano paura che noi accerchiassimo la caserma e che sarebbero rimasti intrappolati. Infatti, a metà di Corso Italia ci viene incontro una macchina di fascisti armati fino ai denti che si sono messi a spararci addosso. Abbiamo fermato la macchina, o la macchina non poteva più proseguire. Fatto sta che nella mia macchina eravamo solo più in 3, perché uno era stato ferito e uno era salito su un'altra macchina.
I fascisti sono scesi anche loro dalla macchina e continuavano a spararci addosso. Allora papà si è avvicinato a uno dei suoi caduti, che aveva una mitraglietta, e si è messo a sparare anche lui. Che cosa vuoi farci? Papà è stato ferito chissà come, sanguinava dall'occhio. Sparando, papà ha ferito qualche fascista. Gli altri sono scappati e papà è rimasto lì solo con questo mitragliatore. Non c'era più nessuno, tranne i feriti. Appena finita la sparatoria, si sono aperti i negozi che all'inizio del combattimento avevano immediatamente chiuso le saracinesche. La gente si era nascosta dentro i negozi, dietro i portoni. È venuto un uomo, chissà chi è stato, ha afferrato papà, l'ha portato dentro una panetteria e gli ha messo qualcosa sulla ferita all'occhio. Papà gli ha detto: andate a prendere i nostri feriti che sono sulla strada. Uno era ferito molto gravemente e si è telefonato all'autoambulanza. Poi hanno chiesto a papà se avesse bisogno di qualche cosa. Papà gli ha detto: io dipendo da un comando militare, sono rimasto solo, devo andare al comando per dirlo e fare la relazione di questa insurrezione. Gli hanno detto: guarda che per andare a Porta Ticinese devi passare per Corso Italia e dalla caserma sparano ancora. E non hai bisogno di qualcosa? Allora papà ha detto: sì, ho fame. Gli hanno dato un filone di pane lungo così. Papà se ne ricorda ancora adesso di quel filone di pane che si è mangiato in 2 minuti. Poi gli hanno detto: Porta Ticinese si può raggiungere attraverso i cortili. Qui c'è un gruppo di case che sono collegate le une alle altre attraverso i cortili, salvo un punto dove si può passare sotto una cantina. Indicata la strada, papà se n'è andato tutto stracciato ed è così arrivato miracolosamente nella piazza di Porta Ticinese, che ora si chiama 24 Maggio. Lì c'era una grande sparatoria che in parte proveniva anche dalla caserma di Corso Italia. Era molto difficile attraversare il grande piazzale. Papà, che non era più armato, ha aspettato un attimo in cui la sparatoria fosse cessata, si è chinato basso e si è messo a correre a grande velocità finché è arrivato in Corso San Gottardo, dove la sparatoria non c'era più. Erano ormai 2 giorni che a Porta Ticinese nessun fascista e nessun nazista osava più entrare, perché ci eravamo già stati noi che avevamo occupato la zona. Allora papà è arrivato al comando. E là, dove ormai era pieno di partigiani e di gente, c'era una grande baraonda. Mi hanno raccontato tutto quanto era successo dalle loro parti, che avevano occupato una scuola diventata caserma di fascisti, che ne avevano fatti tanti prigionieri. Papà li ha visti che avevano occupato tutti i commissariati di polizia e l'ufficio del comune, perché tutta la gente era dalla parte dei partigiani. Papà gli ha dato relazione di quanto aveva fatto.